Bentrovati, incappucciati non perché non vogliamo farci riconoscere, incappucciati perché noto in questi giorni è aggredita dal freddo e dal gelo. Poi siamo all'esterno, siamo davanti al complesso di San Francesco all'Immacolata, dove lo sapete tutti perché abbiamo già fatto due trasmissioni dedicate proprio a questo tema, alcuni giovani hanno preso di mira questo complesso architettonico, hanno lasciato delle immagini, delle scritte, hanno deturpato, hanno imbrattato questo monumento, questo gioiello settecentesco che è il primo che si incontra una volta superata la porta reale. Sono con me i giovani che hanno posto in essere un intervento di restauro e di pulitura di questo complesso, e dopo gli interventi lunedì scorso del sindaco della città Corrado Bonfanti, che ha condannato questi atti, e quello di ieri del critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi, parliamo proprio con gli autori di questo restauro, autori del restauro che è durato qualche giorno e soprattutto ha comportato la pulitura della pietra, ma in particolare anche di quelle scritte lasciate laddove c'è il monumento alla Madonna. Un restauro, dico io, a regola d'arte, perché ad operarlo sono stati proprio i componenti dell'associazione culturale Regola d'Arte. Bentrovati. Allora, io partirei da un fatto inquietante, questi attacchi che vengono fatti contro il patrimonio barocco della città. Che senso, che significato avete dato? Cioè, c'è la possibilità di potersi divertire in tanti altri modi, anche con una semplice chiacchierata o una passeggiata, invece c'è il solito, dico io, idiota che si diverte a sporcare i monumenti che fanno parte del bene comune, ma soprattutto monumenti che non ci appartengono perché appartengono al mondo intero. Sì, appunto, manca, come dici tu, l'educazione al rispetto per il bene comune. Forse di base è quello che manca, non è come si può giocare o non giocare con qualcos'altro. Il fatto è di sapere, iniziare a conoscere il posto dove viviamo, che cosa abbiamo, e magari dovrebbe essere fatta forse un po' di più conoscenza di queste cose, anche nelle scuole, perché è facile dire che i ragazzi escono e si divertono così in questo modo, però abbiamo dato noi le basi a tutti per far capire che questo è un monumento dedicato alla Madonna, oppure ci siamo solo cullati del fatto che abbiamo il barocco e nessuno si è dedicato a spiegare a tutti questi ragazzi cosa rispettare e cosa non rispettare. Il genitore stesso si è messo mai a dire a questi ragazzi che hanno fatto questo gesto qua, questo è un monumento dedicato alla Madonna. Forse magari l'abbiamo guardato solo come barocco, pure tanti di noi, e non abbiamo compreso quello che abbiamo. Il valore religioso. Non solo il valore religioso, ma come dici tu, il livello culturale che c'è dietro questi palazzi. Magari tutti noi, abitanti di questo posto, perché non è che è stata una deturpazione di altra gente, è stata una deturpazione purtroppo di ragazzini, gesti infantili che possono succedere in qualsiasi mondo, ma che dobbiamo essere anche noi bravi ad educare la gente a rispettare questo edificio. Noi del nostro abbiamo quel giorno cercato di dare questo tipo di educazione. Io, prima di entrare nello specifico, parlando dell'intervento che avete operato voi, mi pongo una domanda e quindi la pongo anche a voi, perché è una domanda che mi è stata posta da decine di cittadini. È una città meravigliosa, è una città che pone all'attenzione del mondo i monumenti barocchi, ma è una città che dal 4 dicembre 2014 è guardata a vista nei punti strategici, nei punti nevralgici, da un sistema di videosorveglianza. Possibile che si continua a deturpare, a imbrattare, a danneggiare, ma è anche allo stesso tempo possibile che non ci sia assolutamente un soggetto riconosciuto colpevole? Quando dicono loro, non si sa.
si deve fare un'indagine su tutta questa situazione delle immagini per che non durerà vedere. 700 anni no. Ma secondo me sì, può essere che succeda anche questo, però può essere anche che magari non si vede in realtà il colpevole, perché essendo di sera da una lunga distanza non so se si riesce a capire chi è stato o se si vede, quindi da questo punto di vista non lo sappiamo noi. Come avete operato l'intervento? Ecco, una volta arrivati qui, cosa avete trovato? E soprattutto, come inizia questa vostra avventura che poi è culminata nell'intervento di pulitura e di restauro? Siete stati contattati? È stata una vostra iniziativa? Avete parlato con qualcuno? Noi ci siamo ritrovati dentro un bar. Abbiamo preso un caffè e abbiamo visto il giornale di Sicilia, in cui c'era un articolo in cui diceva che l'Immacolata era stata imbrattata dai vandali e tutto questo. Da questo qua è scattato questa vostra iniziativa. Sì. Abbiamo detto, facciamo questa sensibilizzazione per questo posto, così facciamo capire anche alla gente che non vanno imbrattati i muri. Perciò creiamo questa pulitura e nel frattempo uno dipinge con la bomboletta per capire anche che non viene, che si possono pitturare anche altri posti, anziché quelli storici. E da questo è nato questo progetto di pulire questa chiesa. Cosa avete trovato una volta arrivati qui? Beh, una volta arrivati qui c'era un macello, scritto dappertutto, intonaci deturpati, la stessa Madonna. Quindi abbiamo fatto appunto questo sopralluogo, abbiamo deciso nella maniera in cui poter pulire. E qual è stata la scelta? Cosa vi ha spinto? Come noi, come primo lavoro, siamo dei restauratori, appunto, rapidi, quindi abbiamo scelto la sabbiatura, la microsabbiatura per le scritte sulla pietra, e invece una pittura a base di calcio per l'intonaco. E quindi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo scelto il colore adatto. Fra l'altro poi c'è anche un vostro scritto, un appello lanciato a chi viene a visitare questo monumento non solo con intenzioni semplicemente di meraviglia e di sbalordimento per ciò che vede, ma anche per quelli, mi riallaccio all'incipit di questo mio discorso, anche per gli idioti che vengono qui e scrivono, come ancora si può vedere per terra, lasciano questi scritti. Ecco, un manifesto che vi ha spinto a dire accettiamo ciò che voi fate, ma non qui, in altri luoghi, perché anche la vostra potrebbe essere un'arte, ma è un'arte che non deve sconfinare, danneggiare o prevaricare un'altra forma di arte che è quella del Settecento. Esatto, noi come associazione ci proponiamo per formare queste situazioni. Noi siamo a 360 a livello d'arte, perciò invitiamo a tutti i non rispettosi del nostro paese a venire da noi, e se vogliono fare qualche scritta, qualche dipinto, lo facciamo a livello legale. Noi gli diamo un pannello, gli diamo quello che vogliamo e li facciamo decorare, non decorare il nostro posto, il nostro paese, che lo dobbiamo rispettare tutti fondamentalmente. Noi abbiamo fatto il nostro passo senza politica, senza leccare a nessuno il culo, come si suol dire, né a Sgarbi né al sindaco. Noi come associazione Regola d'Arte abbiamo fatto il nostro dovere da cittadini, e invitiamo a tutti a rispettare questo. Da cittadini. Come mai avete operato questo intervento, facciata, muri, la Madonna, la statua della Madonna, e invece per terra rimangono queste scritte, c'è un qualcosa? Quindi spiegavamo che la pavimentazione non è stata pulita e rifinita perché, essendo area di cantiere, questo posto che ancora deve essere finito, il nostro sindaco si premurerà per sistemare tutta questa, definire tutto questo lavoro. Siamo alla fine, io volevo ricordare che Regola d'Arte è un'associazione che opera a Noto da tanti anni, fra